Mi piacerebbe sapere, ma non è questo il momento, solamente una domanda per curiosità, cosa provano puntata dopo puntata, visto che siamo partiti da lavorare insieme, poi abbiamo fatto una crescita costante, abbiamo lavorato con alcuni di loro anche tanti esercizi di coaching, fino ad arrivare ogni fine puntata a tirare fuori il loro meglio e le abilità da migliorare. Nello specifico parliamo di un coach che ha una forte propensione alla curiosità e anche all'orientamento verso il risultato. Riconosco in questo coach sicuramente una forte leadership, ma non emerge, fa fatica a dimostrare la propria leadership sia di competenze personali e professionali. E parlo di Cici. Cici, allora velocemente raggiungi pure Davide al centro del palco. Cici che questa sera si è impegnata, ha dato anche un super beige, quindi ha partecipato attivamente questa sera. Cici, è arrivato il momento di scoprire cosa pensa The Coach. Cici. Una abilità che pochissimi coach hanno sviluppato è la capacità di prestare attenzione alle mie parole. Eppure ti assicuro che potrebbe offrire dei vantaggi riflettere bene su ciò che dico. Una delle cose più difficili per gli esseri umani è cambiare anche le abitudini più semplici. Eppure per crescere e raggiungere i propri obiettivi è necessario non essere rigidi nelle proprie convinzioni. Francesco Alberoni dice che tutti gli atteggiamenti rigidi, nel lungo termine, sono destinati all'insuccesso. Ti starai chiedendo se sei stata abbastanza flessibile da riuscire a interpretare e mettere in pratica i miei suggerimenti nel modo giusto, dando così i miei dubbi su di te. Oggi mi sento buono e ho deciso di darti subito il mio responso. Cici, il tuo percorso a The Coach finisce qui. Cici, posso? Prego. Allora, sono contenta del mio percorso. Non cambierò, sono fatta così, l'ho detto già l'altra volta. Non cambierò, è il mio carattere, sono io. Mi hanno conosciuto i ragazzi, sono contenta di aver lavorato con loro, mi vogliono bene tutti, però sono contenta, mi fa piacere del percorso che ho fatto, mi chiedete di cambiare, io sono questa, se volete un'altra persona si vede che non fa per me. Cici, ti devo chiedere di lasciare lo studio perché il coach finisce qui. Grazie Cici. Davide, accompagno pure la nostra Cici fuori. Ciao, dallo grazie. Studio. Vabbè, c'è tanta tensione, il gioco comincia a essere difficile, ci avviciniamo verso le fasi finali, quindi è comprensibile. Io ringrazio il mio pubblico per essere stato con noi. Grazie Vincenzo, Antimo, sempre meravigliosi. Grazie ai nostri coach e noi come sempre vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!